Partito? Okay. Ciao a tutti palestrati e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi siamo in palestra perché voglio proporvi un allenamento di spalle. Un allenamento completo per le vostre spalle. Quindi un esercizio per il deltoide frontale, due esercizi per la parte laterale delle vostre spalle e un esercizio per la parte posteriore. È fondamentale capire che per avere un deltoide tridimensionale bisogna soprattutto stimolare le fasce laterali e posteriori. Le fasce frontali sono dell'idea che vanno stimolate poco, proprio perché negli esercizi di spinta per il petto queste fasce qua vengono coinvolte in maniera molto significativa. Comunque, bando alle ciance, andiamo a vedere il primo esercizio. Primo esercizio, spinte sopra la testa. Adesso vi faccio vedere il tutto. Qui alla shoulder press dell'Hammer, è un macchinario che io adoro proprio perché abbiamo i carichi che sono svincolati da un fulcro unico, quindi il carico sulla destra sarà appunto sulla parte destra e quello sulla sinistra sulla parte sinistra, in modo da non creare scompensi e da capire se avete degli scompensi. Potete simulare questa shoulder press ad esempio al multipower o con delle spinte con i manubri o con delle spinte sopra la testa con il bilanciere. Multipower è abbastanza consigliato perché vi consente di seguire la traiettoria del multipower. La cosa importante è mantenere i gomiti e l'avambraccio sotto la linea di forza. In questo caso la linea di forza sarà questa, perché il movimento è questo, ok? In base a come si muove il carico, voi dovete seguire con l'avambraccio la linea di forza. Al multipower, questa è la sbarra, il movimento deve essere con l'avambraccio perpendicolare al terreno e poi spinta sopra la testa, ok? Consideriamo che i deltoidi frontali vengono già stimolati molto con gli esercizi di spinta per il petto, quindi un esercizio basta e avanza e vi consiglio di fare due serie per 6-8 ripetizioni. Passiamo al secondo esercizio. Passiamo al secondo esercizio, vi propongo questa variante di alzate laterali che sono sicuro non la conoscete. Per chi mi segue su Instagram l'ho già proposta, ma magari se non mi seguite adesso vedrete. Allora, il cavo deve essere ad altezza mano, quindi abbasso. Ok, cavo ad altezza mano, sganciate, da questa posizione salite. Ok, l'esecuzione l'avete vista. Che cosa cambia da una classica alzata laterale al cavo basso? Cambia il profilo di resistenza. Il punto di massima tensione ce l'abbiamo qua, quando il deltoide è in allungamento. In questo punto la tensione sarà quasi nulla. Quindi qui abbiamo il punto di massima tensione. Tensione, tensione, sempre meno, sempre meno, sempre meno, niente. Con questa variante stimoleremo i deltoidi in allungamento, soprattutto queste fasce qua più laterali. È un esercizio unico nel suo genere. È uno dei pochi esercizi per stimolare appunto in allungamento queste fasce. Quindi questo sono sicuro che rivoluzionerà le vostre spalle. Quindi provatelo, fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati. E adesso passiamo al terzo esercizio per le spalle. Terzo esercizio, alzate a Y col busto appoggiato sulla panca. Perché questa variante la preferisco rispetto alle alzate laterali in piedi? Perché stando appoggiati appunto non creerete degli scompensi e non citterete il movimento. Allora, se noi facciamo delle alzate laterali, quando andiamo a cedimento cosa succede? Iniziamo a fare questo, giusto? Benissimo. Se voi vi appoggiate in questo modo sulla panca ed eseguite le vostre alzate laterali, non rischierete di cittare. Allora, perché vi consiglio di farle a Y e non laterali in questo modo? Perché stando appoggiati in questo modo, come sono io adesso, facendo questo movimento coinvolgerete maggiormente il deltoide posteriore, perché sono inclinato in avanti, ho il busto in avanti. Se volete coinvolgere invece le fasce laterali, voi dovete seguire la linea delle fasce della spalla. Quindi il movimento giusto sarà questo, ok? Non è male comunque, se volete coinvolgere il deltoide posteriore, fare questo. Non è assolutamente male, va bene, ma non è quello che vogliamo fare noi. Quindi, alzate laterali, o meglio, alzata Y con il busto appoggiato. Ve lo faccio vedere senza peso, almeno l'esecuzione è perfetta. Questo qua. In questo caso, a differenza dell'esercizio proposto prima al cavo, lavoriamo in accorciamento, perché il punto di massima tensione lo avremo qua, quando l'omero è in linea con la spalla. In quell'altro esercizio, appunto, il punto di massima tensione era qua, quando appunto il deltoide è stretchato, e qui invece quando è accorciato. Poi ragazzi, se volete magari un video specifico su capire come stimolare con un determinato esercizio in allungamento, in accorciamento, fatemelo sapere, perché io le do per scontate queste informazioni, ma magari non sono scontate. Quindi per qualsiasi delucidazione scrivetemelo nei commenti e ci farò un video specifico. Passiamo all'ultimo esercizio per il deltoide posteriore. Ultimo esercizio,
Già finito il workout, è veloce. Ah ragazzi, non vi ho detto nel video quante serie e ripetizioni fare, tranne nel primo esercizio, perché troverete tutto in descrizione. Quindi la spiegazione del workout, gli esercizi spiegati con un range di serie e ripetizioni consigliato. Passiamo all'ultimo esercizio, pec deck. Allora, anticipo che questo macchinario, questo tipo di esercizio che faremo adesso, potete simularlo ai cavi. Poi dopo vi faccio vedere, ma tanto è intuitivo. In ogni caso, questo esercizio si esegue in questo modo, giusto? Stando seduti e andando indietro. Ecco, diciamo che questo esercizio fatto in questo modo limita tantissimo i progressi. Perché? Perché noi iniziamo ad avere tensione da questo punto a questo punto qua, quindi nel range massimo di accorciamento muscolare. E in più abbiamo un ROM molto limitato, perché il deltoide posteriore si attiva da qua fino a qua. E noi, facendo in questo modo, lavoriamo solo in questa porzione. Come possiamo ovviare a questo? Facendo un braccio alla volta e mettendosi appunto seduti lateralmente. Prendete, il deltoide è strecciato al massimo e ho già sganciato appunto il pacco pesi. Da questo punto qua, che è pesante, scalo. Da questo punto qui, dove il deltoide è strecciato al massimo, fate questo movimento qua. Ecco, il deltoide posteriore si sta strecciando, si vede anche, e poi boom, boom, braccio destro e poi braccio sinistro. Ecco qua, una bomba, questo esercizio spacca davvero. Potete simulare la stessa cosa con dei cavi. Immaginate che qui ci sia appunto il cavo, lo alzate ad altezza spalla e fate la stessa cosa. Ok ragazzi, dai, un pochino di inventiva, non vi devo stare a spiegare tutte le cose. Mi raccomando, aprite il cervello, iniziate a elaborare le informazioni. Allora, il video si conclude qua. Io spero di avervi dato qualche consiglio che possa esservi utile per migliorare appunto le spalle, perché io mi giro intorno, vedo troppi ragazzi con le spalle secche e basta. Non vi si può vedere, a parte gli scherzi ragazzi. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di seguirmi su Instagram, di andare su tutti i miei social, mi raccomando, state attivi sui miei profili. Poi se volete informazioni sul coaching per farvi seguire da me, vi lascio in descrizione il link diretto a WhatsApp per appunto fissare una consulenza gratuita. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video e fatemi sapere nei commenti se volete un workout specifico per uno specifico gruppo muscolare. Mi raccomando, prossimamente sicuramente porterò petto, schiena, gambe, polpacci, femorali, tutto. Alla prossima.